Buongiorno, oggi ho preannunziata, forse pochissimi lo sanno, che in Oppodo vengono prodotte le lance di questo bellissimo strumento, il fagotto. E proprio chi si è avventurato nella costruzione di questa bellissima opera, quindi laboriosa, un nostro cittadino operese, Emanuele Saccardi, che consegue il diploma in fagotto appunto presso il Conservatorio di Bologna e si laurea poi in Svizzera come pedagogia della musica. Come dicevo prima, appunto Emanuele Saccardi, che proprio si trova qui con me, ha voluto ritornare nella sua terra e questo ci riempie di gioia, perché dobbiamo amare tutta la nostra terra. Io vedo tramite un po' d'annunziata quante persone in Australia che sono ritornati in occasione del festeggiamento della Madonna delle Grazie, gente che 57 anni che non è venuta per niente, che nostalgia che c'era, e quindi questi giovani che rientrano nuovamente e amano la sua terra è tanto di merito. E lui si è avventurato nella produzione, cioè lui produce appunto le lance partendo dalla canna, perché poi sono in canna, questo vedete è il suo angolo di laboratorio, e produce proprio le lance sia per il fagotto che anche per il clarinetto. Emanuele, le spiegazioni dettagliate, diciamo, di questa tua avventura meritevole, meritevole. Ok, allora innanzitutto buongiorno a tutti, grazie anche a Censo Corloni, alla Oppodo Annunziata, che fanno sempre questi servizi inerenti le bellezze del paese, e quindi grazie nuovamente per la vostra disponibilità. E sì, questo qui è un piccolo angolo di creazione di ance per fagotto e clarinetto. Ovviamente ci tengo a precisare che è un qualcosa che io dedico principalmente alla mia attività, quindi alla mia attività come musicista, anche perché noi fagottisti, nel nostro percorso di studi, dedichiamo del tempo non soltanto all'interpretazione, allo studio strumentistico appunto del fagotto, ma anche alla creazione delle singole ance. E questo perché? Perché ovviamente noi produciamo per noi stessi le ance che andremo a suonare, le ance per il nostro strumento. Quindi, oltre ad essere dei musicisti, siamo anche un po' artigiani. E questo ovviamente è sempre legato al nostro lavoro professionale, perché ovviamente per poter suonare in pubblico, per poter suonare in un'orchestra, abbiamo bisogno di un'ancia. Benissimo, nella stragrande maggioranza delle volte siamo noi stessi che produciamo le ance per noi. Però essendo che comunque sono un appassionato di questo lavoro, ho un po' esteso il mio campo e ho incominciato anche a lavorare ance per clarinetto. Le ance per clarinetto sono ance che io produco per i ragazzini dell'Accademia Calliope, quindi è un qualcosa che semplicemente faccio per i nostri ragazzi, ecco, che studiano con noi. Come inizia il processo di lavoro di queste ance, che sono sia le ance da fagotto o che sia può essere un'ancia da clarinetto? Ovviamente queste qui sono delle ance che vanno ultimate, l'ancia da clarinetto è già ultimata, l'ancia da fagotto, come potete notare, ha bisogno ancora di ulteriori smussi e lavorazioni con la carta vetrata. Però il tutto nasce dal legno di canna. Però quello che noi utilizziamo sono legni che provengono dalla Francia o dalla Germania. Esternamente sembrano uguali, ma se noi guardiamo nell'interno vedremo uno spessore diverso. Questo determina proprio la differenza tra un'ancia per fagotto, un tubo che può produrre ancia per fagotto, e un tubo che può produrre ancia per clarinetto. La grossezza appunto ne determina il lavoro per cui noi, per lo strumento per cui noi lavoreremo. Questa qui che è più sottile è per fagotto, questa qui che è più grossa è per clarinetto. Da ogni singolo tubo escono 4 pezzetti in questo modo. Escono 4 pezzetti in questo modo, che poi vengono ad essere presi, assottigliati. Questo è per fagotto, come potete vedere è concavo, e questo è per clarinetto.
Poi attraverso dei lavori di qui ho un po' di attrezzatura, di coltello, lime, carta vetrata, eccetera, eccetera, noi avremo il lavoro finale, avremo un primo inizio di lavoro che praticamente è qui, viene ad essere tolta una parte per poi arrivare a fare lancio definitivo del clarinetto. E qui cominciamo ad avere per esempio una preforma per il fagotto. E poi, continuando i nostri lavori tra filo di ottone, ops, è caduto un pezzo, filo di ottone e filo di nylon, ovviamente avremo i risultati finali che sono lanci da fagotto e lancia da clarinetto. Ci tengo semplicemente a precisare che quando si fa questo lavoro, ovviamente noi ci basiamo su una scuola, che significa che per esempio per quanto riguarda il fagotto io costruisco secondo la scuola tedesca, quindi uno strumento che ha delle misure, ha delle tecniche tedesche. Per quanto riguarda il clarinetto invece misure, metodo francese. Quindi ecco, c'è questo gioco di scuole di pensiero, di tecniche, eccetera, eccetera, che provengono sia dalla Germania che dalla Francia. Compito d'Annunziato è contento, perché Compito d'Annunziato proprio va alla ricerca di queste cose. Infatti tu nel momento in cui me l'hai detto, ti ho detto subito sì, perché queste sono le cose belle, cioè. E io sono contento anche che è venuto direttamente proprio il presidente del Consiglio regionale, proprio. E questo progetto ha come titolo Io rimango al sud, cioè praticamente per tutti i giovani che ormai sono all'estero e vogliono ritornare, la regione Calabria ha bandito con diciamo, un bando dove ci sono dei finanziamenti, quindi agevolazioni per questi per tutte quelle persone che vogliono ritornare oppure quelle che sono in posto e quindi vogliono avviare un'attività. Il presidente del Consiglio regionale, appunto Nicola Irto, questa diciamo, legge, questa spiegazione l'ho fatto proprio in Oppure la Martina presso il palazzo dell'ente morale germano, cioè invogliare i giovani a ritornare nella sua terra. Quindi buongiorno a tutti, dopo l'Annunziata, alla prossima.